Benvenuti su audiofollia.it. Ieri, uno degli attori comici più amati d'Italia, Christian De Sica, ha spento 73 candeline, e tra gli innumerevoli auguri ricevuti, c'è stato un messaggio speciale da parte del suo caro amico e cognato, Carlo Verdone. L'affetto tra i due è palpabile nella foto condivisa da Verdone sui social, un tuffo nel passato fino al 1992, nella fotografia, Verdone, De Sica e l'indimenticabile Massimo Troisi sorridono compiaciuti, catturati in un momento di allegria durante il compleanno di Verdone. Il post è accompagnato da parole toccanti che rivelano la profonda connessione tra i due amici. Caro Christian, il mio regalino social è questa foto che non hai. Era il 1992 ed eravamo da me a festeggiare un mio compleanno. Mi ricordo che ci divertimmo tanto grazie ai tuoi racconti e a quelli di Massimo Troisi, che ci ricordò una serie di scherzi atroci che fece a Luciano De Crescenzo. Ti abbraccio con tanto affetto, caro cognato, e ti auguro ogni bene, scrive Verdone. Un viaggio nel passato che ha reso omaggio non solo a De Sica, ma anche all'indimenticabile Troisi, unendo tre icone del cinema italiano in un ricordo indelebile. La giornata è stata un tuffo nei ricordi per entrambi, un momento di condivisione di risate e storie che hanno contribuito a consolidare la loro amicizia nel corso degli anni. In una recente intervista radiofonica su Radio Kiss Kiss, Christian De Sica ha condiviso i suoi pensieri sul cinema e il desiderio di sperimentare nuovi orizzonti. Parlando del suo nuovo film, Un altro Ferragosto, il sequel di Ferie d'agosto, di Paolo Virzì, De Sica ha rivelato il suo amore per le commedie amare, citando il classico, Una vita difficile, di Alberto Sordi e Dino Risi. Mi sarebbe piaciuto molto fare un film come quello che fece Alberto Sordi con Dino Risi, Una vita difficile, secondo me rimane, a parte il sorpasso che è famoso, il film più bello di Dino Risi e uno dei più belli di Alberto Sordi, ha condiviso De Sica. Il suo impegno nel nuovo progetto di Paolo Virzì, con un cast stellare che include Silvio Orlando, Laura Morante e Sabrina Ferilli, promette di portare il pubblico in un viaggio attraverso le sfumature dell'umorismo e della vita, un'opportunità per gli spettatori di immergersi nelle commedie amare, un genere che solo maestri come Scarpelli, Ettore Scola e i grandi della commedia italiana hanno saputo plasmare con maestria. In questo anniversario di Christian De Sica, il suo passato si fonde con il presente, e le congratulazioni affettuose di Carlo Verdone aggiungono un tocco di calore a una celebrazione che va oltre il semplice compleanno, trasformandosi in un inno all'amicizia e all'arte cinematografica italiana. Grazie per averci seguito, qualora abbiate necessità di produzioni musicali, arrangiamenti, mix e mastering, canzoni inedite su commissione, trascrizioni spartiti, idee regalo creative per ogni occasione come dediche musicali personalizzate o vignette, potete scrivere attraverso la sezione contatti del sito Audiofollia, alla prossima!